Un notevole successo di pubblico. Dal 29 al 31 ottobre 40.000 studenti hanno preso parte al Salone dello Studente presso la Fiera del Levante di Bari. Un successo ottenuto grazie ad una presenza non solo di bandiera della Regione Puglia e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. Beh, l'orientamento, io direi che la parola chiave è la svolta per la realizzazione di un progetto, no? Perché orientare non significa soltanto capire quali sono le proprie vocazioni, ma anche intercettare quella che è l'offerta. E le imprese crescono se investono in innovazione e in ricerca, e noi incentiviamo le imprese a investire in innovazione e in ricerca in modo che si possano creare dei posti di lavoro qualificati. Evidenti nelle parole dell'assessore Albasasso l'orgoglio della Regione Puglia per il successo delle politiche di sostegno al diritto allo studio. Questi anni noi abbiamo utilizzato il Fondo Sociale Europeo per potenziare la capacità dei giovani anche di scegliere il loro percorso formativo. Tante le informazioni sui percorsi delle università e sugli ITS. Istituti tecnici superiori tra il 2013 e 15 della nuova programmazione 2013-15 sono quello del turismo e quello della mobilità sostenibile. Grande interesse anche per aeronautica, difesa e marina. La redazione giovani di EduWeb TV ha posto loro alcune domande. Perché la difesa partecipa allo studio degli studenti? Perché la difesa è molto interessata al mondo giovanile e soprattutto è interessata a far conoscere le sue attività e quindi le attività delle quattro forze armate, esercito, marina, aeronautica e arma dei carabinieri, al pubblico giovanile. EduWeb TV ha voluto conoscere le impressioni degli studenti su questo salone. Cosa stai cercando? Diciamo che sto cercando un corso di criminologia e psicologia. Ma pensi di allontanarti per gli studi o di restare da queste parti? Penso di allontanarmi, anche perché a Bari non penso di avere tante possibilità. Foggia! Cosa state cercando? Diciamo l'università giusta. Perché non il lavoro? Beh, lo sai cos'è? Che se non studio non trovo il lavoro. Pensi che studiando in Italia riuscirei a trovare un lavoro? No, spero di sì. In quale ambito? Sanitario. Cosa stai cercando tu personalmente? Io qualcosa che mi corrisponda. Cioè, qualcosa su cui io posso costruire la mia vita, insomma. Hai già qualche idea? Io sì. Avevo pensato all'Accademia delle Belle Arti, oppure andare a fare fisioterapia. Abbiamo voluto anche sentire cosa ne pensa della scuola Tatiana, una ragazza già diplomata al Marco Polo di Bari. La preparazione fornitami durante gli anni di scuola superiore a livello linguistico è stata molto buona, soprattutto per la lingua inglese e quella tedesca, che poi ho continuato a studiare anche durante l'università, partendo quindi già da un buon livello di preparazione che mi ha facilitato anche durante gli esami universitari. E sicuramente anche il metodo di studio acquisito durante gli anni di scuola superiore mi è stato molto utile nel superare abbastanza facilmente gli esami all'università. Infatti mi sono laureata l'anno scorso la triennale in regola in 3 anni e adesso sono iscritta alla laurea magistrale. Il Salone dello Studente della Fiera del Levante di Bari si conferma punto di riferimento per l'orientamento post diploma dei giovani pugliesi e lucani, anche per la sua formula decisamente spettacolare.